Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al nostro canale YouTube oppure visitate il nostro sito internet. Tempeste, io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Io sono uguale a Gianna, impressionante. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo. Meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore. Benvenuti a Singing in the Car, l'unico programma in cui potreste chiamarmi conduttrice o conducente, che è tanto la stessa cosa. Sto andando a prendere il primo concorrente di oggi. Si chiama Mors, è de Roma ed è l'uomo che tutte noi donne vorremmo. Gentile, romantico e premuroso. Ma tanto alla fine basta che vinca, quindi chi se ne frega? Andiamo a prenderlo. Oh, eccolo, mi sa che è lui. Ciao! Ciao! Salta su! Ciao Morris! Benvenuto sulla macchina di Singing in the Car. Grazie, come stai? Fatti baciare! Tu sei romano de Roma, vero? Romano doc proprio. Doc, vai con la cintura. Andiamo, cinturiamoci. Senti Morris, a quando è il tuo santo, San Morris? La mia ragazza mi ha detto, guarda, festeggiamo l'1 novembre, almeno così. No, dai, che cazzo però. Quando vuoi fare, se no. Tu hai parlato di fidanzata. Sì. Vuol dire che sei fidanzato. Sì, fortunatamente. Come si chiama? Allora, lei si chiama Alessia. Quindi sono felicissimamente fidanzato con lei da quasi 6 anni. Per questo ti ho scelto, Morris, perché niente, mi piaceva questa idea di questo personaggio così, un po' d'altri tempi, romantico, che però occhi solo per la sua fidanzata. Assolutamente sì. Allora, sei pronto? Iniziamo? Certo, vai quando vuoi. Let's go! Caro Morris, dovrai affrontare 3 giochi karaoke. Con questi giochi tu accumulerai un bottino. Ma il bottino lo porterai a casa solo se poi alla fine supererai il gioco finale. Ti ricordo che potresti vincere fino a 3.000 euro. Ah, faccio. Non male! Cosa ci faresti con 3.000 euro? Allora, sono sempre abituato, essendo appassionato di all you can eat cinesi e giapponesi. Appassionato di all you can eat? Sì, assolutamente sì, a fare questo tipo di cene. Però per una volta mi vorrei dedicare a una cena nel lusso sfrenato. Cioè, insomma, Alessia. Con Alessia, sì, assolutamente. Per poi anche magari sceglierci un bel posto dove c'è anche una spa, così abbondiamo. Oh. Oltre alla cena, almeno c'è pure la zona relax. Bravo, mi sembra un'ottima idea. Alessia ne sarà felicissima e soprattutto starà facendo il tifo a manetta per te. Quindi iniziamo. Vai. Primo gioco karaoke, che si chiama Ho perso le parole. Ok. Con questo gioco vediamo com'è messa la tua memoria. Dovrai cantarmi una canzone. Questa canzone avrà 10 buchi nel testo che tu dovrai riempire con le parole giuste. 50 euro per ogni parola che indovini, fino a un massimo di 500. Dai. Dai, è tutta? Dai, è tutta, sì. Vai, vai. Dai. Ah, ok, scusa, pugnetto. La canzone che dovrai cantare è Ci sarà di Albano e Romina. Vai. Senti, per cantare Albano però ho bisogno un attimo di una voce, di un bel tipo di... No, di una voce, di una presenza. Prendi Albano dietro il sedile. Ecco qua, vedi? Il tipico cappello. Dai, mamma, questo è subito Albano. E l'occhialino. Proviamo. Vai. Inforca questi occhiali. Questa è quella di Romina, ma io, il protagonista sei tu, Albano. Allora, con Ci sarà di Albano e Albano, canta Morris, questo è Ho perso le parole. Vai! Questa vita che si dimentica di te, dopo questo cielo senza arcobaleno, dopo la malinconia che mi prende a ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno. Non sento abbastanza albanità. Dimmi chi ci sarà. Proviamo. Dopo il sogno delle Hawaii, come tutti i marinai, attraverso
cemento. Sì! Dopo un altro inverno che soffia neve su di me, che ho già freddo se non sono accanto a te. Ma che voce, ragazzi, vai! Devi crederci, ci sarà una storia d'amore ed un mondo migliore. Ci sarà un azzurro più intenso ed un cielo più immenso. Ci sarà la tua ombra al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà anche un modo più umano per dirci ti amo di più. Bravo Alvaro! E poi! Felicità! Un bicchiere di vino, vino con un panino, la felicità! Le indovinate tutte 10, batte 5! Vai, mostro! Ah, tagli il pugnetto! Sono 500 euro! Oh, grande, vai! Oh. Senti, togliti, andiamolo, va. Le vesti di Albano e andiamo avanti. Perfetto. 500 euro ce li abbiamo, ma non ci bastano. Dai. Secondo gioco karaoke, si chiama Lasciatemi cantare. Alla grande, questo è quello che mi piace di più. Allora, Morris, dovrai cantare con questo sfarzosissimo microfono. Questo microfono devi sapere che è collegato a un'applicazione che ci dirà la percentuale di note intonate che tu esegui e del tuo senso del ritmo. Quindi meglio canti, più sei intonato, più ti avvicini alla versione originale della canzone, più soldi ti intaschi. Perfetto. Ci sei? Assolutamente sì. Vuoi sapere che canzone ho scelto per te? Certo. E allora da dico. E dai. Dovrei cantare, caro Morris. Madness, dei Muse. Come on, vai. E allora andiamo. Ricordati che il microfono della verità non perdona stonature. Con Madness dei Muse canta Morris, questo è Lasciatemi cantare, no? Vai! Yes! I can't get these memories out of my mind. It's some kind of madness. You started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah. Wow, che verbo. I have finally seen the light. Yeah. What you mean? Ooh, oh, 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 oh. Yes. Now I need to know, is this real love or is it just madness keeping us afloat? Ragazzi, sei un frontman fatto finito. When I look back at all the crazy fights we had, like some kind of madness was taking control. Yeah. Woo. Now I have finally seen. Attenzione! Grazie. 62%! Grande. Sei
una stella nascente, fatti 5. E vai, nuovi natali. Pugnetto. Perfetto. Senti, 62% sono 620 euro, che sommati ai 500 di prima fanno 1120 euro per te. Ok. Una vita da mezz'ora. Vi ho detto che sei un romanticone, un cucciolone. Però mica mi starai con Alessia tutto il giorno. Ci farai delle altre cose. Beh, sì, dai. Diciamo che mi posso pure permettere di andare a giocare a pallone. Oh, andare in palestra. Senti, ma tu sei uno di quelli che lasciano proprio l'anima, anima e corpo sul campo da calcio. Diciamo che finché non ho sputato l'ultima goccia di sudore in campo, non me ne vado. Beh, una vita da mediano, praticamente. Sempre lì. Lì nel mezzo, finché ce l'hai, stai lì, stai lì. Tira in testa. Sempre lì. Vai. Lì nel mezzo, grosso. Finché ce l'hai, finché ce ne hai, stai lì. Allora, Morris, ecco. Andiamo avanti. È arrivato il momento del terzo gioco karaoke. Altrimenti chiamato il gioco del raddoppio, perché potresti passare da 1120 euro a 2240. Davvero? Devi sapere che il gioco del raddoppio cambia da concorrente a concorrente. Per te ho scelto un gioco molto divertente che si chiama Oh, Let's Get Loud! Let's get loud. Durante la canzone vedrai illuminarsi delle parole con colori diversi. Ad ogni colore è abbinato uno strumento musicale. Ok. Quindi, quando vedrai quella parola illuminarsi, tu dovrai suonare lo strumento corrispondente. Sounds good. Sounds good? Sounds okay. Difficult. I colori te li dirò, caro Morris, solo una volta. Quindi presta attenzione. Colore giallo, i piatti. Colore rosso, l'armonica. Colore celeste, la raganella. Okay. Colore verde, la tromba. Ricordati, Morris, sì, che ti sono concesse solamente due sviste. Più di due e niente raddoppio. Prendi il nostro kit del gioco. Dovrai cantare Sei diventata nera dei Los Marcelos Reales. Olè! Allora, strumentalizziamoci. Perfetto. Aspetta. Raganella e la tromba che fa poti poti. Ok. Prova, fai prova tromba. Sei pronto? Vai. Te li ricordi i colori? Vedo il panico. Con Sei diventata nera, canta e suona Morris. Questo è Let's Get Loud. Vai con l'orchestra. Vai. Sei diventata nera, 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 sei diventata nera. Ah, no! Sei diventata nera, 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 sei diventata nera come il carbone. No! Disastro! Tra il mare e la sabbia, dal sole che scotta, ti lasci bruciare. Sul naso e sulle spalle sei velata. E va. Sei deciso di farmi dispetto, dal giorno ti vedo, di sera però, purtroppo se non c'è la luna piena. No! Non ti distingo perché Morris. Sei diventata nera, 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 sei diventata nera, ma no, come sei diventata nera, 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 sei diventata nera, come il carbone. Ma sono diventato nero pure io però. Hai fatto schifo! Troppo schifo. Troppo, no, qua Morris, no, proprio non mi ci hai messo attenzione alla base. Proprio zero quegli strumenti, è quello il problema. No. Comunque sono lieta di comunicarti che non raddoppi, manco questa cippa! Fino a qui hai ottenuto 1120 euro. Ma li porterai a casa solo se supererai questo gioco, che è What's My Name. Eccola l'ultima. Io ho preparato una playlist di canzoni. Tu dovrai dirmi 10 cantanti in 90 secondi. Ricordati, se non la sai, mi dici passo, io vado avanti. Okay. Se tu la sbagli, io passo. Invece, se riconosci immediatamente il cantante, me lo dici e non c'è problema. Vai. Ok? Sì. Per 1120 euro. Sì. Questo è What's My Name. Malika Ayane. Gianluca Grignani. Katy Perry.
Maroon 5. Mica. Eder Parisi. Yes. Lorella Cuccarini. Edoardo Bennato. Ma certo. Giorgio Antonacci. Coldplay. Hai vinto! E vai! Doppio doppio! Due pugni però! Cinque! Fissi le box! Vai così! Grande volo, grande, grande! E neanche vai. Un errore! Sei fantastico! Forse è il primo che le dice tutte davvero? Al primo colpo! Sì! Quindi, grazie. 1120 euro per portare a cena la tua bella Alessia! E vai! Meno male! Un sogno che si realizza! Morris, io ti lascio qui, questa è la tua fermata. Perfetto. Ma io prima di farti andare via ti strappo una ricevutina da 1120 euro. Oh, grande. E voilà. Assolutamente. Ma poi anche ti incorono. Oh, vai. Sei il re del karaoke. E vai. E sei anche il mister karaoke. Tutto proprio, vai la grande. Poi, ciao. Ci Morris, sei stato bravissimo, buona grazie. Cena. Grazie mille. Saluta e Alessia. Buona giornata. Grazie, ciao. Ciao. Chissà che scorpacciata si farà, sono invidiosa. Qualcuno mi porta sushi? No? Vabbè, prossimo concorrente. Funky! She's up all night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. Sto andando a prendere la seconda concorrente di oggi, che si chiama Giulia e viene da San Donato Milanese. Lei è una di quelle ragazze così un po' acqua e sapone, ma con una voce meravigliosa. Praticamente la mia fotocopia. Vado a prenderla, let's go! Dov'è? Eccola qua! Giulietta! Salta su! Ciao Giulia! Come sei sorridente, è profumata, brava. Ecco, mettiti la cintura. Benvenuta sulla macchina. Grazie. Di Singing in the Car. Non vedevo l'ora. Anch'io. Senti, io so una cosa che mi fa impazzire di te. Sì. Sei una doppiatrice. Neodoppiatrice. Neodoppiatrice. Ho iniziato da poco. Sì. Io vado pazza per il doppiaggio, cioè non sono molto brava, però mi piace molto farlo. Sì, è molto divertente. Mi piacerebbe doppiare molti personaggi. Ad esempio uno che mi ha sempre appassionata era Stitch, di Lilo e Stitch. Ti prego, fammelo. Te lo faccio. Vai. Te lo faccio. Buona vuol dire famiglia. Famiglia vuol dire che nessuno può essere abbandonato, dimenticato. Questa è la mia famiglia, un po' povera, piccola, però bella, molto bella. Fantastico! Senti, allora Giulia, io ti ho scelta perché tu sei praticamente una maniaca della voce, è vero che sì. la alleni, la tieni, anche tutto da sotto la doccia, ma tutta la giornata cerco di tenerla allenata. Ed è proprio per la tua voce che io ti ho scelto, perché penso non ci sia miglior posto al mondo per te che questa macchina. Esatto! Metti in moto la voce, Giulia! Mettiamo in moto. Oh, sei pronta? Prontissima! Sì, vai! Dovrai affrontare 3 giochi karaoke. Sì. Con questi giochi accumulerai un bottino che ti porterai a casa solamente se poi vincerai il gioco finale. Giusto. Potresti vincere fino a 3.000 euro. Non male, cosa ci faresti? Io ho appena comprato casa, quindi ho appena acceso un mutuo e quindi un po' per quello, un po' anche per riarredare la casa. E mi sembra cosa buona e giusta. Però, il mutuo. Un bel caro, bio, caro un bel mutuo. Mio biocamino. Però prima il mutuo. Prima il mutuo, più, per forza. Più urgente. La priorità. Il mutuo, quel fedele compagno di viaggio, quell'amico inseparabile che non ti lascia mai. Sta con te per anni, anni, anni e anni. A braccetto. A braccetto. Tu e il mutuo, così. Sono il mutuo. Ok, va bene. Allora, ci siamo? Pronta. Partiamo. Primo gioco karaoke, che si chiama Ho perso le parole. Con questo gioco vediamo com'è la tua memoria. Perfetto. Canterai una canzone che ha 10 parole mancanti. Tu dovrai riempire questi buchi con le parole giuste. 50 euro per ogni parola che azzecchi, fino a un massimo di 500. Vai. La canzone che io ho scelto per te è Mi vendo di Renato Zero. Wow, wow, com'è? Wow, bella. Bella, sì, la sai? Sì. Oh, ottimo. Però per cantare Renato Zero ho bisogno che tu diventi una sorcina. Mamma, Renato, sei tu? Sono io. Oddio. Sorcini, sorcini. Sei pronta? Sono pronta. E allora andiamo. Con
Mi vendo di Renato Zero, canta Giulia, questo è Ho perso le parole. Vai! Faccio in fretta un altro inventario. Ah, ma lo imita pure! Monto la baracca e via. Cambio scena itinerario. Il mio indirizzo è la follia. Infelice ovunque vai. Voglio allargare il giro dei clienti miei. Io vendo desideri e speranze in confezione spray. Brava! Seguimi, io sono la notte. Il mistero, l'ambiguità. Io creo gli incontri, io sono la sorte. Quell'attimo di vanità. Seguimi se vuoi, seguimi e non ti pentirai. Sono la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai. Mi vendo la grinta che non hai, in cambio del tuo inferno. Ti do due ali, sai. Mi vendo un'altra identità. Mi piacciono le mossette. Ti do quello che il mondo distratto non ti dà. Brava! Hai indovinato? Nudo. 8 parole, quindi 400 euro. Bene! Non male, non male! Non male! Batti 5, vai! I don't wanna know, no, no, no. Molto bene, 400 euro. Vai. Ma noi non ci accontentiamo e andiamo al secondo gioco karaoke. Che però si chiama, lo sai? Scusa, un vuoto. Si chiama Lasciatemi cantare. Stop! Con Lasciatemi cantare vediamo quanto sei intonata e quanto sei ritmata. Va bene. Dovrei cantare con questo microfono. Ma molto divina Pausini. Ah, è vero. Il microfono è collegato a un'applicazione che ci dirà la percentuale di note intonate che farai e del tuo senso del ritmo. Va bene. Meglio canterai, più ricca sarai, Giulia. Certamente. 40%, 400 euro, 70, 700 euro e così via fino a un massimo di 1000 euro. La canzone che io ho scelto per te, cara Giulia, è... Ragena dei cuori! Oh, Lizziva! Beh, Piero Pelù dovrebbe venirti alla grande. Speriamo. Con Regina di cuori. Di cuori. Via. Canta Giulia, questo è Lasciatemi cantare. Vai, Jules. Donna meravigliosa, sei donna pericolosa, ti fondi e mi confondi, mi cerchi e poi ti perdi via così. So, l'amore, guerra o pace. Brava. O collaborazione, grande partecipazione. Regina di cuori, tra mille colori. Sei tu la più bella e nella notte la mia stella. Yo! Regina di cuori, ti vesto di fiori. Ti giuro l'amore, ma non l'eterna fedeltà. Giulia! Mami, no, mami, mami. O forse sì. Oh no. Oh mami. Mami! Succede un finimondo. Perché l'amore è amaro e amare. Meraviglioso e mentale. Cuore ha un agrodolce in gola. Mi lasci e poi ti lasci andare per poi ritornare. Yes! Regina di cuori, tra mille colori. Sei tu la più bella e nella notte la mia stella. Woo! Regina dei fiori, stratega d'amore. Ti muovi felina con la certezza del tuo sesso. Mami, non mami, ma mami. Woo! Che mami, non sai se mi ami. Mami, no mami, ma mami, dici che mami, non sai se mi ami.
ma che grinta c'hai, oh? Mi hai pettinata, vediamo. 50%! Vabbè, dai, non male, 50% sono 500 euro che sommati ai 400 di prima fanno 900 euro. Non male, non male. Non male, non male. Brava Giulia! Grazie. E molto brava anche per pieno per lui. Giulia, abbiamo 900 euro quasi in tasca. Ma però, con il terzo gioco karaoke potrai raddoppiare questo bottino, quindi arrivando a 1800 euro. Bene, bene. Bene, bene. Il terzo gioco karaoke, o il gioco del raddoppio, cambia per ogni concorrente. Per te, cara Giulia, ho scelto un gioco che si chiama Tutti i miei sbagli. Bello. Saprai che per questa manche non sarai tu a cantare, ma lo farà al posto tuo una persona che adesso passiamo a prendere. D'accordo, andiamo a prenderla. Eccolo, non lo vedi un signore distinto con le braccia conserte? No, non ci credo. Ci sta aspettando impazientemente. Eccolo! Claudio Lippi sulla macchina di Singing in the Car. Ciao Claudio. Ma che meraviglia. Chi è? Ciao. Ciao Giulia. Ti presento Giulia, Giulia, Claudio, Claudio, Giulia. Ciao Claudio, come va? Tutto bene? Benissimo. Oh, che signore, che galante. Benissimo. Che uomo, sì, da altri tempi. Oh, sono qua con Giulia. Sì. Giulia è una doppiatrice. Sì, quindi è preparata. È molto preparata, ha un controllo della voce, Claudio, pazzesco, sì. E soprattutto sta gareggiando per 1800 euro. Di già. Sì. Senti, io non c'entro niente se dipende. Dipenderà anche un po' da te. Sì, vabbè, speriamo di no. No, mi assumo le mie responsabilità. Brava, Giulia, brava. Senti Claudio, ma tu è vero che avevi una band quando eri giovane? Sì. E che musica facevate? Cover Beatles, cover Rolling Stones. Oh, che meraviglia. Rhythm and Blues. Bello. Bello, sì. Che bello. E poi cosa è successo col gruppo? Il gruppo ha smesso quando ho smesso io. E quindi mi è rimasta la musica come passione. Perché è amore, la musica è vita, Giulia. Vero, Giulia? Tu, anche tu hai un gruppo, giusto? Parole ben dette. Io avevo un gruppo, anche il mio si è sciolto. Oggi sono andato con i miei. Perché si è sciolto? E eravamo troppi da gestire, eravamo sette. Divergenze. Siamo un po' sì. Tu eri l'unica donna? Come? Eri l'unica donna del gruppo? No, c'era la violinista. Ah, ecco, è la colpa è sua allora. La colpa è sua. Sicuramente c'era dell'attrito con la violinista. Ho già capito, queste cose vanno sempre così. Ti hanno detto, non te regge più! Già! Ho fatto la battuta! La conosci questa? Psi psi, dici dici, psi pli pli, dici dici, psi psi pli 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 pli, saniga, avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Monti Pirelli, Ripla Causio, Massa Tardelli, Musella Antoniani, Zeccarelli, brava, non tregge più però. Giulia, Claudio ci canterà una canzone, ma lo farà usando 10 parole diverse rispetto al testo originale. Quindi 10 parole sbagliate. D'accordo. Tu dovrai riconoscerle. Sì. E segnalarle subito con il buzz. Wow. Claudio, ci puoi passare il buzz? Non lo trovi. Che è lo so, è piccolo, devi metterti gli occhiali. Un sobrio buzz. Hai visto? Sì, un buzzettino. Allora, ricordati, ti sono concesse 2 sviste, alla terza niente raddoppio. Va bene. La canzone che canterà Claudio è... Ah, Little Tony! Little Tony! La conosci? Sì. Ci sei? Tutti pronti, Giulia? Tutti pronti. Sul pezzo? Sì. E allora, con un cuore matto, canta Claudio Lippi, indovina Giulia, questo è Tutti i miei sbagli. Vai! E un cuore matto che ti segue ancora, e giorno e notte pensa solo a te, e non riesco a fargli mai postare chi ti vuol bene a un altro e non a me. Un cuore gatto, matto da legare, che crede suora che tu pensi a me.
non è convento che sei andata via, che m'hai lasciato e non applaudirai. Digli la baccalà, la verità, e forse accidità. Due cuori, un cuore matto che ti vuole Atene e ti cremona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che partirà, lo perderai, oh sì, lo perderai. Dimmi la baccalà. Bellissima. Bello, che grande interpretazione, Tony, Claudio. Scusami, scusaci, Tony. Hai fatto due sviste, quindi dai, raddoppio. Vai! Ma grazie, brava, brava. Oddio. Per un pelo, eh. Comunque, allora, raddoppi, 1800 euro, adesso, tutti wow, per te. Grazie. Brava Giulia. Brava Giulia, è brava Giulia. Giulia, con i tre primi giochi karaoke hai accumulato 1800 euro, ma li porterai a casa solamente se supererai il gioco finale, che è What's My Name? Proviamo! Io ho preparato una playlist di canzoni. Sì. Tu hai 90 secondi di tempo per riconoscere 10 cantanti. Ok. Non il titolo della canzone, ma chi la canta. Perfetto. Ok? Sì. Appena riconosci il cantante, me lo dici subito. Se non lo sai, mi dici passo. Perfetto. Se lo sbagli, io passo. Ok. Todo claro? Todo claro. E allora... Vamos! Per 1800 euro, questo è What's My Name. Vai, Giulietta! Ligabue. Giorgia. Passo. Negramaro. Passo. Dai, mannaggia. Passo. Ti amo, ti amo. Passo. Dai, Giulia! Marina Rei. Passo. Lady Gaga. No! Queen. Tiziano Ferro. Passo. In una voglia di pensare cose negative. Brusco. Uomo sui 30 anni. Alex Britti. Mi passo. Oh, you go, go. Passo. Dai. Cranberries. Brava. Passo. Sarà. Eros Ramazzotti. Flying through my head, passo. Flying through my head. Passo. No! Dai! Passo. Vuoi ballare? Cesare Cremonini. Sì. No! Passo. Hai perso! No, me ne ho indovinate poche. Per uno hai perso. Te ne mancava una, guarda, Claudio, viene pure la tosse. Dal dispiacere. Come si fa? Non si può rifare. No, no, non hai indovinato, no, Pink. You due, le tattoo, Baby K. No, no, un cimitero, Giulia, un cimitero. Buttati al vento. Buttati a... Non è durato Pink, non è durato Pallin, né Caio, né Pink, né Pallin, cioè. Insomma, Giulia, sei stata un po' sfortunata. Mannaggia. Ecco, mannaggia. Però è stato un piacere averti a bordo. Anche per me. Quindi in bocca al lupo, crepi, con la tua carriera sfavillante. Come vuoi. Da doppiatrice. E grazie. Niente, in bocca al lupo. È stato e alla prossima. Piacere. Ciao Giulietta, ciao, sei stata bravissima. Ciao, ciao bambina. Vieni Claudio, mi fai compagnia qua davanti? Ma per Dinci e per Bacco. È per Dinci. Permesso. Salta su! Avanti! Benvenuto a casa mia, io vivo qua, non scendo mai.
Beh, è un, guarda, è un posticino molto accogliente. Molto accogliente, molto vero? Luminoso. Hai visto che lucina che ti ho messo? È affascinante. Dove ci sei tu c'è sempre il sole. Oh. La tua solarità mi mette ogni volta, anche se è buio, se è inverno, oh, così, il gusto dell'estate, quell'estate in cui vivevo meravigliosamente, una colonna sonora che io ritengo. Qual era la tua colonna sonora? Era un pezzo di Gino Paoli, che ancora oggi credo sia una sorta di colonna sonora. Ho già capito. Dell'estate, quel sapore, sapore di sale. Sale. Sapore di sale, sapore di mare. Che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Rodomica, come Claudio Lippi! Oh yeah! La macchina di Singing in the Car non si ferma mai, no. Il prossimo a salire potresti essere proprio tu! Sapore di sale. Oh mio Dio. Nella prossima puntata. Nella doccia di Singing in the Car assieme a me c'è. Eccolo! Raimondo Todaro e tutta la carrozzeria! Guardate qua, che interni in pelle! Piacciono, no? Allora, non posso guardarti, non faccio gli incidenti, Raimondo. Guarda dritto. Devi mettermi i paraocchi come i cavalli. Allora, dimmi, che cosa canti quando sei a casa sotto la doccia rilassato? Ma io un po' di tutto, però per oggi. Ce n'ho una apposta per te. Che è? Che è attenta. A Denegramaro? Of course. Attenta alla strada, giusto? Attenta a tutto in generale. Ok, allora Raimondo, sei pronto a farti la doccia con noi? Sì. Sentiti come a casa tua. Sì, sto da Dio, guarda, mi sento proprio a mio agio. Molto bene, allora musica maestro. Stai attenta. Vai, mi raccomando, sfregati. Ha avuto tutto. Vai, inizio bene. In questa doccia. Non perdere di vista neanche l'ombra e fermati un momento a quel che sembra. A volte tutto quello che abbastanza. Non chiederti se qui qualcosa è perso. No, no, è tutto a suo posto, Raimondo. C'è quello che non vede, che non pensa. Scusami se mi permetto, sai, però vedo che c'è dello sporco lì sulla schiena, allora. Ecco, proprio qua. Va bene? Attenta! Vai, vai, sfrega! Che mi uccidi in questa doccia! Stai attenta! Stai attenta! Sembra sabbia contro il cielo che si innalza altissimo intorno a noi, è bellissimo. Attenta, sto attenta, sto attenta. No, però Singing in the Car, metti in moto la voce. Fa caldo, no, Raimondo? Io sto morendo di caldo. Raimondo, sarò la tua Sandra. Ragazzi, questo è un programma TV e io guido in condizioni speciali e protette. Voi quando guidate, mi raccomando, mani sul volante, cintura sempre allacciata, sguardo fisso sulla strada e niente distrazioni. Nuova Kia Niro, crossover by design, hybrid by nature, auto ufficiale di Singing in the Car. Italia's Got Talent, tra poco su TV8.